Sì, come sempre, fate quello che riuscite, vi fermate quando sentite siete in affanno. No, mi fermo anch'io, ogni tanto. Occorrono tappetino, calze e una sedia, uno sgabello, qualcosa del genere. Ciao, Iniziamo dai buongiorno. piedi. Ciao Sara. Piedi paralleli. Andiamo sulle punte e scendiamo in un piccolo squat. Sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, su, giù, su e giù, sali, scendi, sali, scendi. Cerca di tenere la schiena dritta, di portare tutto il peso indietro verso i talloni e quando scendi puoi provare a sollevare anche le dita dei piedi in modo da avere ancora più facilmente il peso indietro. Sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, giù. Risucchia leggermente l'ombelico verso l'interno. Quando scendi, espiri. Quando ti sollevi, inspiri. Ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Cambio mani ai fianchi, andiamo sulle punte e sui talloni, sollevando le punte dei piedi. Punta, tallone, punta, tallone, punta, tallone, punta e su. Su e su. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le punte leggermente verso l'esterno. Andiamo solo sulle punte, su e giù. Quando saliamo andiamo a contrarre bene anche i glutei. Su, 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 su. Cerca di raddrizzare completamente il collo del piede. Su, su. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 e sciolgo. Sciogli, sciogli. Muovi a destra e a sinistra i fianchi. Ok, sfruttiamo la calza, andiamo in affondo all'indietro facendo scivolare il piede e schiacciandolo verso il pavimento. Andiamo a sfiorare il pavimento, torniamo in avanti in squat. Scivolo dietro. Scivolo avanti, scendo in squat. Dietro e giù. Dietro e giù. Dietro, giù. Dietro, giù. Dietro, giù. Dietro, giù. Dietro. Giù, dietro, cambio, scivoliamo una volta indietro, torniamo in squat, scivoliamo stessa gamba di lato, vado in affondo e torno in squat. Sempre per esempio la destra, scivola indietro, chiudo, scivolo verso destra, piego destra e torno giù. Dietro, chiudo,
apri, chiudi, dietro, giù, apri e giù, dietro, giù, apri, torna, dietro, chiudi, apri, torna, rimaniamo col piede indietro, in affondo, schiena bella dritta, piccolo movimento su e giù con il ginocchio dietro, così. Piccolino, ginocchio davanti fermo. Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ultimo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, stop, sciogli, fai qualche respiro e fuori, inspira, fuori, inspira, cambiamo gamba, la sinistra se avevate la destra, viceversa, indietro, scendo, avanti, squat, dietro e giù. Dietro, giù, dietro, guardate avanti perché se guardate giù la tendenza è scendere con le spalle, invece cerchiamo di tenere il più possibile il busto dritto, andiamo in squat, scendi e chiudi, scendi, chiudi, scendi, chiudi, scivola, e torna, scivola, torna, scivola, torna, andiamo di lato, scivolo indietro, torno, apro di lato, vado in fondo e torno, e dietro, chiudo al centro, lato, piego bene, sedere indietro, torno. Scivolo, chiudo, apro, sedere bene indietro, chiudo, dietro, chiudo, apro, torno, dietro, chiudo, laterale, torno, ultimo, dietro, chiudo. Lato e torno bene, sciolgo. Ah, bene, respiri, inspiro sulle braccia, espiro giù, inspiro e torno, inspiro. E giustamente Laura mi segnalava che ho dimenticato uno, quindi piede all'indietro, vado in affondo. Piccolino, è vero, abbiamo fatto questo che l'avevo dimenticato. Giù, 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 giù. La stessa gamba che usciva di lato è indietro. Ginocchio fermo. Così Laura li fai doppi. La Laura Andreaggi che li stava facendo già. Ancora un, due. Sentite come dopo una piccola pausa già sono meno intensi. Se l'avessimo fatto di seguito saremmo morte. 5, 6, 7, ultimo giro. Fermo il ginocchio. E stop. Ok, bene. Sciogliamo, prendiamo fiato. E fuori. Inspiro. E fuori. Inspiro. L'orologio che mi piace tanto, quindi siamo in appoggio su un piede e l'altro fa da lancetta. Scivolo in avanti, la gamba d'appoggio si piega, torno, vado in diagonale avanti, torno, laterale 90 gradi, torno, diagonale dietro, torno, dietro, torno, incrocio dietro e ancora. Avanti, scendo il più possibile, torna, diagonale, torna,
Lato, butta sempre bene indietro il sedere. Diagonale dietro, torna. Dietro, dietro, torna. Incrociato, cercando di tenere il ginocchio allineato con la caviglia. Ancora un giro. Avanti, torna. Diagonale, torna. Lato, torna. Diagonale dietro, torna. Dietro, dietro. Torna, incrociato, cambio gamba, avanti, torna, diagonale, torna, lato, torna, diagonale dietro, torna, dietro, dietro, appoggia il dorso del piede, torna, incrocio dietro, ancora, avanti e diagonale. Torna. Il peso è sempre sulla gamba centrale, non quella che si muove. Il piede dietro scivola leggero. Dietro, dietro, dorso del piede. Torna. Incrocia. Ultimo giro. Avanti. Chiudi. Diagonale. Chiudi. Apri. Chiudi. Scivola dietro. Quando chiudi. È solo la gamba che scivola, si appoggia leggera. Questa è sempre un po' piegata. Non vai in uno squat. Dietro. Torna. Incroci. E torna. Ok. Ora gli affondi all'indietro, ma incrociando le gambe. Quindi vado dietro, dorso del piede. Questo ginocchio tengo, cerco di tenerlo dritto sulla caviglia. Non parte verso l'esterno, rimane centrato. Vado in squat, incrocio dall'altra parte, torno, vai, incrocia, sfiora il pavimento, lo facciamo lento, giù bene, dall'altra parte, dorso del piede, scivoli, sfiori, torna giù bene, vai, incrocia, scendi e torna, l'altro, incrocia e torna. Incrocia e giù. Incrocia, stringi le cosce una contro l'altra e torna. Incrocia, chiudi, chiudi, chiudi. Torna. Incrocia. Torna, ultimi due. Incrocia. Torna. Incrocia. Torna. Ultimo, incrocio e torno. Bene. Non hanno le cosce belle vive. Ok. Ok, bene, bene, bene. Glutei. Gamba d'appoggio un po' piegata. Mi metto di lato. La gamba laterale esce, sale. La tengo sollevata, faccio un piccolo movimento su e giù. Piccolo, molto alto. Dovete sentire proprio qua che subito brucia. Piega un pochino la gamba d'appoggio. 2, 3, 4. Tieni dentro la pancia. Non inclinate il busto, busto dritto. 5, 6, 7. Ancora. Su, 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 su. Ruotate bene in avanti la punta del piede. Più lento, Linda, vai più lenta. Più lento, più efficace, più faticoso. Piccolo, lento, su, senti come brucia. Se vai veloce, un po' meno efficace, secondo me. Su, su. Contrai bene l'addome, su. 5, 6, 7. Ultimi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uno, porta ginocchio al petto, torna di lato, vai dietro tenendo la gamba più alta possibile, torna di lato, avanti altissimo, laterale, dietro, alta più che puoi, ritorna, ancora, avanti, laterale, alta, 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 dietro, altissima, torna di lato, ancora, cercate di non fare questo, ma salgo, tengo in alto,
Tengo in alto, non, cerco di non cambiare mai l'altezza del tallone. Facciamo ancora due. Apri, vai dietro, bravissime. Torna. L'ultimo. Vado, tengo in alto. E ritorno. Cambio gamba. Sciolgo un attimo. Sciolgo, sciolgo. Tutto bene, Stefania? Ok. Mani ai fianchi, piego bene la gamba d'appoggio. Sollevo in alto più che posso, ma senza che la coscia vada in rotazione esterna. Piccolino su e giù. Uno, due. Stendi il ginocchio, spingi lontano col tallone. Cinque. 6, pancia risucchiata, addome tonico. Ancora su, 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 su. 5, 6, 7, ancora 1, 2, 3, 4, ruota bene verso in avanti, verso il basso, la punta del piede. 5, 6, 7, cambio, porto avanti. Laterale, vado dietro, tieni il tallone sempre alto, piano piano, movimento lento, apri altissimo, ginocchio in avanti, avanti più in alto possibile, bravissime, torna, apri, alto, dietro, alto, 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 ok, ancora, torna, avanti, lato. Dietro, ancora, apri, avanti, lato, dietro, ultimo, apri, vai davanti, vai di lato e andiamo dietro e stop. Wow, ok, bene, sciolgo i fianchi, sciolgo. Le gambe e andiamo a spostarci ora a terra con i gomiti, con le mani. Andiamo a sfruttare ancora un pochino le nostre calze meravigliose. Il tappetino lo mettiamo solo sotto alle mani, solo sotto ai gomiti per adesso. Aspettate che vi sposto. Qua. Vedo più. Ok, va bene, sì. Dunque, in appoggio sulle mani, mi raccomando, non portate tutto il peso solo qua. Cercate di spingere anche la base delle dita a terra, la base dell'indice, per evitare di schiacciare il tunnel carpale. Allungo le gambe, arrotondo la schiena, attivando gli addominali, addominali forti. La gamba sinistra passa sotto, esce verso destra, torno. Gamba destra uguale, passo sotto, esco a sinistra, torno. Vai, uno, torna. Due, torna. Tre, torna. Quattro, torna. Cinque. Torna, 6, torna, 7, torna, 8, torna, 9, torna, 10, torna. Ok, riposati un attimo. Cercate di non solo incrociare la gamba sotto e portarla qui, ma portatela verso la linea delle vostre mani. È molto più intenso, fai un percorso più ampio. Per passare sotto, pieghi un pochino, poi stendi la gamba, riportala più in alto possibile. Ok? Altro giro. Ronde, vi guardo. Su bene, attivate l'addome, schiena tonda, gambe tese, vai. Uno. Brave, torna. Due.
Sali, sali, torna. Fai il compasso, Sara. Esci, poi zoom, scivola con un compasso. Torna. Vai. E torna. Attenzione a non far cadere il bacino. Bacino sempre alto, addominali attivi. Torna. Vai. Ruota, passa sotto. Tenta, Sara, che scendi un po' col bacino. Torna. Danila, ti vedo molto poco. Vedo solo le spalle, quasi. Torna. Se riesci a sistemare un po' di traverso la telecamera o tu di traverso. Ancora ultimi. Due. Apri su piede. Bravissimi. Torna. E l'ultimo. Apri. Torna. E l'altro. Ok, brave. Bene. Sciogli la schiena. Siediti sui talloni. Fai dei movimenti a destra e a sinistra. Anche giallo. Sciogli i fianchi. Inarca la schiena, allunga la pancia. Ok, andiamo sui gomiti. Vado sempre di nuovo bene in tenuta, accorcio l'addome, arrotondo la bassa schiena, allungo le gambe e tengo un minuto la tavola. Pronte? Gambe tese? Vai, un minuto da questo momento. Sguardo a terra, giù la testa, mento nella gola. Non stressate il collo. Contraete forte gli addominali, contraete i glutei, respirate nel frattempo. Giù il mento, Sara, verso la gola. Così. Schiena tonda, la spalla spinge via il pavimento. Ok, siamo gli ultimi 25 secondi. Gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravissime. Ok. Secondo me le lauree non l'hanno neanche sentito. Un po' sì. Ok. Ci sediamo sui talloni, intanto vediamo un attimo di riposo alle spalle. Gomiti in alto. Così. Sì, sono un po' controluce, quindi mi inclino, torno. Inclino, piccolino, torno. Se ti danno fastidio nella posizione, puoi sollevarti sulle ginocchia, stesso lavoro. Contrai forti i glutei, contrai le cosce. Anzi, solleviamoci tutte sulle ginocchia, che è meglio, ginocchia un po' aperte rispetto alle anche. Inclina, torna, inclina, torna. Non fare un movimento molle. Ma contrai entrambi i fianchi, movimento controllato da entrambi i lati del corpo. Scendi, torna, ombelico risucchiato, mento risucchiato, fate il doppio mento. Immaginate di scivolare con le spalle contro un muro, attenzione a non andare in rotazione. Sguardo in avanti. Rimaniamo di lato. Senza scendere al massimo, non è yoga, scendo solo un pezzettino fino a sentire la tensione nel fianco opposto che si contrae per tenere lì le spalle. Stendiamo le braccia. Tieni. 10, 9, stringi l'addome. 8, 7, 6, 5, 4, risucchi la pancia. 3, stringi i glutei. 2, 1, scendiamo in avanti. Mani a terra, facciamo la gobba giù la testa. Respira. Cambio l'altro fianco. Sulle braccia inspiro. Prendo i gomiti, espiro, apro un po' le ginocchia. Mi inclino dall'altra parte. Attivo i due fianchi, stendo le braccia. Risucchio l'ombelico. Stringo i glutei. Metto il bacino in retroversione. 8,
Non lasciar cadere giù il braccio sotto, braccia parallele. 5, 4, 3, 2, 1. Scendiamo indietro col sedere, mani a terra, facciamo la gobba giù la testa. Rotonda, 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 rotonda. Ritorniamo, cioè siamo già qui, mi appoggio sulle mani, stendo le gambe, vado con le mani al limitare del tappetino, scivolo avanti, scivolo indietro. Devo caricare tutto il peso sulle mani per poter scivolare facilmente. E torno indietro. Avanti, torno, avanti, torno, avanti. Cerca di fare un movimento controllato senza saltare, senza dare delle spinte improvvise. Sì, ce l'ho con te, Claudia. Scivolo, scivolo, scivolo. Brava. Esatto. Attenzione quando scendi indietro, non scendere col bacino. Il bacino rimane sempre alto. Chiudi e stai in tenuta quando scivoli indietro. Ancora 4, vai, scivola avanti e torna. Attenta Linda a non crollare col bacino quando vai indietro. 3, torna. Sì, tienilo ancora un po' più su Linda. 2, scivola quando vai indietro. Piuttosto ti fermi prima, ti fermi qua, senza andare qua, che vi fate male alla schiena. L'ultimo. Scivola, tieni, 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 brava, e torna. Ok, sciogli, portati un attimo i piedi, un bel respiro. Si è bloccato tutto, non vi vedo più, vediamo se di qua ci siete. Sì, di qua ci siete. Ecco, quello che dicevo prima, intanto che vi riposate un attimo, quando scivolate, fermatevi qua, non andate a far questo. Soprattutto quando iniziate ad essere un po' stanche, no, mi fermo qua. Immaginate di essere sempre nella barchetta. Dopo la facciamo così, la ripassiamo. Stesso esercizio, più difficile. Vado di lato, io non sono molto brava. Dovrei portare le ginocchia all'esterno del braccio. Torno indietro, dall'altro e torno. Posso andare anche con le ginocchia intorno a un braccio se non riesco a ruotare molto. Ok? Vai. Riguardo un attimo, mani a terra, scivola da una parte, torna indietro, stai in tenuta. Dall'altra e torna. Cercate di fare un movimento lento, anche più piccolo, ma senza saltare, senza dare spinte improvvise. Piccolino. Chiudo. Torno, chiudo di lato, torno, oppure se riesci più grande e vai con le ginocchia completamente all'esterno di un braccio e dell'altro. Sì, è un po' faticoso, avete ragione. Allungo, ultimi due, chiudo, allungo, chiudo e stop. Ok, sciolgo. Questo magari me lo dimenticherò, questo esercizio. Sciolgo i polsi. Torniamo sui gomiti. Ancora uno di questo tipo. Allungo le gambe. Sedere un po' su, schiena tonda. Faccio il compasso, scendo di lato. Sempre con la stessa gamba. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, stop, riposo. Siediti sui talloni, fronte a terra, rilassa le spalle.
Cambiamo lato. E dunque, spingi bene con le spalle. Contrai l'addome, sedere un pelo sollevato, l'altra gamba. Uno, torna. Due, torna. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ultimi, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, stop. Scommetto che rimpiangete i crunch normali adesso. Adesso andiamo a farli così. Ci riposiamo, sciogliamo il collo, muoviamo la testa a destra e a sinistra. Piano piano, morbido. Scendiamo col mento nel petto, disegniamo una mezzaluna da una parte e dall'altra. Lenta. Andiamo a sciogliere bene il trapezio. Ok. Poi guardiamo in avanti. Prendiamo un braccio, lo tiriamo verso di nuovo, verso il petto, verso il basso. Passiamo davanti al petto, prendo con la mano sotto al deltoide e tiro. Dovresti sentire allungare il deltoide. Cambio, altro braccio. Ma avevo detto che saremmo andate al parco, poi avevo sentito previsioni di brutto tempo, di pioggia e ho lasciato perdere, invece c'è il sole, però fa freddo. Quindi rimandiamo, vediamo come sarà la prossima domenica. Va bene, come promesso, andiamo a terra. Solo togliamo un tappetino. Giusto così, ecco. Ok, andiamo ancora un istante. Togliamo le calze prima cosa, che danno noia dopo un po'. A noi yoghini. Sì, facciamo qualcosa di rilassamento iniziale, per modo di dire ovviamente. Gambe piegate, piante dei piedi a terra, schiena dritta, inspiro, braccia parallele a terra. Schiena dritta, 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 dritta. Espira, fai la curva, arrotondati, sguardo all'ombelico. Vai all'indietro, rovescia il bacino all'indietro. Scendi piano piano, andando ad appoggiare il sacro, poi la lombare. Lento, controllo. Scendi piano piano, appoggi la schiena. Inspira, braccia indietro. Espira, braccia avanti, sulla testa, sulle spalle, sulle scapole. Braccia in avanti, sali piano piano senza staccare i talloni, senza dare strattoni, senza alzare i piedi. Se non riesci a salire, a un certo punto c'è un punto un po' più debole, mani a terra, dai una spintarella e prosegui su, in modo simmetrico. Inspira, raddrizza, espira, arrotonda. Se c'è un punto in cui senti che cadi a terra, mani sotto le cosce, controlli aiutandoti con le mani, con le braccia. Non cadere indietro di colpo. Tieni, 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 tieni. E giù. Inspira. Espira. Sali, testa, spalle, scapole. Sali, sali, sali. Piccolo aiuto se non riesci a salire. Mani a terra, spingi, inspira su, gambe tese, stesso lavoro. Talloni a terra, schiena dritta, inspiro, espiro, arrotondo, scendo all'indietro, lentamente. Controlla, controlla, controlla. Hai benissimo in retroversione. Ok, inspiro, braccio indietro, espiro, sollevo la testa, le spalle e le scapole. Mi fermo qua, poggio i gomiti. Spingo ancora più su le spalle, piego le ginocchia, stendo le gambe, allungo le braccia in avanti e tengo. Lombare appiccicata a terra. 10, 9, 8, la barchetta. Lombare a terra sulle spalle.
sulle gambe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi chiudo, mi sporto su seduta, incrocio le tibie, incrocio bene in alto. Tiro le cosce al petto, cerco proprio di portare le cosce a contatto con il petto. Allungo le gambe e tengo. 10, piedi sollevati. 9, cosce contro il petto. 8, 7, chiudi, 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 schiena tonda. 5, 4, 3, 2, 1, mi apro, raddrizzo bene la schiena, stendo le gambe. 10, 9, 8, 7, 6, forza, forza, 5, schiena dritta, 3, 2, 1, torno in barchetta, appoggio la lombare, abbasso i talloni, tengo, 10, lombare appiccicata, 7, 6, 5, 4, 3, forza, 2, 1, mi siedo e sto, bravissime. Ok, mi stiracchio, andiamo un attimo nella sfinge, stiracchiamo l'addome, mani a terra, gambe all'indietro, scendo col bacino. Se è troppo intenso puoi appoggiarti sui gomiti, se ti fa male la schiena di prima mattina è più rigida, se invece non senti fastidio vuoi allungare di più. Mani a terra. Ecco, mi è venuto in mente l'esercizio che mi era sfuggito di mente l'ultima volta, che vi volevo far fare, che è bellissimo. Riprendiamo i calzini, spostiamo un attimo il tappetino. Non mi ricordo se l'abbiamo mai fatto. E così diamo un attimo tregua all'addome, ritorniamo un pochino sulle spalle e lavoriamo sullo psoas. In realtà lavoriamo ancora con l'addome, ma non volevo dirvelo. Quindi, calze. Tappetino lo buttiamo un attimo di lato. Se qualcuno ha due mattoncini a casa, è più facile l'esercizio, ma si può fare efficacemente anche con le mani a terra. Se avete i mattoncini, li mettete sotto le mani. Così, uno qua e uno là. Se no fa niente. Vado, mi vedete? Sì. Mi bilancio un po' avanti con le spalle, poi scivolo avanti con i talloni, scivolo indietro, tiro su sedere, come l'altalena, avanti e dietro, avanti. Dietro, avanti, dietro. Ah, le spalle, attenzione, non fatele crollare verso le orecchie, state sempre in spinta verso il basso. Uno, due, quando parti dietro il sedere, contrai l'addome. Tre, tira le cosce verso la pancia. Quattro, cinque, tieni lo sguardo in basso. Sei, sette, 8, 9, 10 e sciolgo. È molto intenso per i polsi, ma non troppo per il resto del corpo. Medio. Mentre sciogliamo i polsi, tiriamo su una gamba. Schiena dritta, non andare indietro, petto in avanti. Tieni, tieni, tieni. Su, 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 sali, sali, sali con la gamba, più su, più su, più su, più su. E sciolgo. Massaggio. L'altra gamba, petto bene avanti, sulla gamba. Puoi anche appoggiare le mani dietro, se il busto cade indietro, appoggi le mani. Su, 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 tira su, tira su, tira su. Sali, 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 sali. Ok, sciolgo. Bene. Basta, era solo questo, un assaggio. Lo riprendiamo le prossime volte.
Ritorniamo sul materassino. È già scaduto il tempo, ma come? Certe volte davvero passa in un attimo. Poi abbiamo su ancora i calzini, è vero che non li avete tolti. Portiamo il bacino al sedere al limitare del materassino, i piedi fuori così che possano scivolare avanti e indietro. Sollevo i fianchi e scivolo avanti e torno. Avanti, cercando di non crollare col bacino, lo tengo bello in alto. Scivolo, torno. Scivolo, torno. Se è troppo intenso, vai un piede alla volta, alternando. Anzi, facciamolo così che è meglio. Uno, due, tre, quattro. Cerca di non muovere mai il bacino. Sei, sette, ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, ancora 1, 2, alternando, un piede va, l'altro torna. 5, 6, Daniela, 7, 8, ultimi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e rimani su. Rimani su, porta una caviglia destra al ginocchio sinistro, se vuoi togli la calza. Ti sollevi bene e tieni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rimani su, allunga sempre la gamba destra parallela a terra. Rimani 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, scendi, ginocchia al petto, solleva la testa, mani alle ginocchia, chiuditi a pallina, tocca con la fronte le ginocchia, solleva i glutei, torna giù, ancora, chiuditi, fronte alle ginocchia, tocca e giù, ancora, chiudi, tocca, giù, ancora. Tocca, giù, l'ultimo, chiudi e cambio. Poggia i piedi, solleva i fianchi, allunga le braccia, caviglia sinistra su ginocchio destro. Tieni, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, allunga e tieni altri 10 tempi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Bene. Abbraccio le ginocchia, dondola a destra e a sinistra. Apri le braccia a croce, inspira. Ed espira, scendi con le ginocchia verso destra. Stendi anche la gamba, porta il piede nella mano, la gamba sopra. Cambiamo lato, mettiamo le ginocchia a sinistra, stendi la gamba sopra, prendi il piede e guarda all'indietro. Ritorna al centro. Solleva, appoggia i piedi, solleva la testa, spingi con le braccia, ti porti a sedere. Inspirando sulle braccia, inspira mano a terra, inclinati di lato.
guarda, in avanti. Respira nel fianco che stai allungando, rilassalo. Ritorna inspirando e giù la mano. Dall'altra parte inspira, espira, scendi. Inspira, torna, ci solleviamo, lasciamo un ginocchio a terra sul tappetino. Se il tappetino è sottile, ripiega il tappetino, l'altro piede in avanti, vai bene in avanti col bacino, tenendo la tibia verticale. Poi pieghi la gamba dietro, vai a prendere il piede e lo tiri verso il gluteo. Se è complicato, ti porti in piedi, ti appoggi da qualche parte, prendi il piede, lo tiri al gluteo. Ma soprattutto vai in retroversione col bacino, tira bene il pube in sotto e tieni la retroversione mentre poi tiri il tallone al gluteo, se no non è molto efficace l'allungamento sulla coscia. Idem, anche chi è a terra, provate a mettere un pochino in retroversione il bacino. Ok, non cadete. Ok. Cambiamo gamba. Uguale, se sei a terra, fai a terra dall'altra parte, se no in piedi, un po' più semplice. Prendi il piede, tiralo al gluteo, vai in retroversione. Appena metti in retroversione, senti subito che la coscia tira bene di più. Vero? Respira. E sciogli. Ci portiamo in piedi, inspiriamo profondamente, espiriamo, inspiriamo profondamente e fuori. Un'ultima volta, un bel inspiro e abbiamo finito, ragazze. Mi dispiace, ma abbiamo finito.